causa delle indagini che si sono fatte pressanti, la Sanchi ha sentito della pressione, motivo per cui nella giornata di ieri, su sua iniziativa, si è presentata con il legale in procura dove aveva fissato un appuntamento. Ha cominciato a rendere dichiarazioni, dopodiché, contestate alcune circostanze che oggettivamente erano incongruenti con quanto in passato dichiarato e con quanto aveva cominciato a dichiarare ieri, la donna si è fermata, si è consultata di nuovo con il suo legale, dopodiché ha fornito un resoconto degli eventi che è per noi congruente e verosimile con quanto avevamo ipotizzato sulla base degli elementi raccolti fino ad ora. Era già stata sentita altre volte e nelle altre circostanze aveva reso dichiarazioni che erano diverse da quelle risultanze investigative che invece noi avevamo fatto emergere nel corso delle indagini. E solo messa davanti all'evidenza dei fatti non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità nel concorso, cioè dire lei che materialmente ha scritto i messaggi alla Lidia Dusdorf con il telefono di Silvio Mannina, telefono che gli era stato sottratto la sera prima dopo l'omicidio.